Buongiorno bimbe, buongiorno bimbi! Siete pronti a scoprire l'ultima storia che si nasconde in questo grande libro? Si intitola Una casetta troppo stretta. Una vecchina viveva soletta in una piccola bella casetta. Un vecchio saggio l'andò a trovare e la vecchina iniziò a brontolare. Guarda che strazio questa casetta! Non ci si gira da tanto è stretta! Porta qui la gallina, fu la risposta. Senti, senti, che strana proposta! Subito quella fece l'ovetto, poi ruppe la brocca, facendo un voletto. La vecchia gridò, che idea brillante portare qui una gallina ingombrante! Già io da sola, in questa casetta, non mi giravo da tanto è stretta! Vecchio saggio, mi puoi aiutare? In due qua dentro non si può stare. Porta qui la capretta, fu la risposta. Senti, senti, che strana proposta. E la capra mangiò le tendine fiorite e le gambe del tavolo, sue preferite. La vecchia strillò. Per tutti i portenti, così non si può di certo andare avanti. Per starci in tre, la casa è già stretta. Ha pure le pulci questa capretta. Vecchio saggio, mi puoi aiutare? Non so proprio che pesci pigliare. Porta dentro il maiale, fu la risposta. Senti, senti, che faccia tosta. Prima il maiale inseguì la gallina e dopo fece man bassa in cucina. La vecchia gridò. Che 48! Mi han già quasi distrutto il salotto! Anche il maiale si è detto d'accordo. Vivere insieme è un progetto balordo. Vecchio saggio, mi puoi aiutare? Così la casetta potrebbe crollare. Porta dentro la mucca, fu la risposta. Questa è davvero una folle proposta. La mucca entrò, decisa e fiera. Balzò sul tavolo e spaccò la teiera. La vecchia urlò. Caspiterina, che ne sarà della mia cucina? Sembra già diventata una stalla. Ora pure il soffitto traballa. Vecchio saggio, che puoi suggerire? Questi inquilini mi fanno impazzire. Mandali fuori, hai proprio ragione. Vedrai che questa è la soluzione. Dalla finestra uscì la gallina. Ora c'è molto più spazio di prima. Uscirono insieme maiale e capretta. La casa non sembra poi così stretta. Infine andò fuori la mucca altezzosa. Guarda, guarda, che casa spaziosa! Grazie, buon saggio, per il tuo aiuto. La casa prima mi pareva un imbuto, ma ora mi sembra davvero spaziosa. Lo vedi anche tu quanto è graziosa? Che pace, che gioia, che libertà! Questa casetta è la felicità. E mentre gli altri stanno fuori a guardare, l'allegra vecchina continua a ballare. Con oggi salutiamo il nostro libro che ci ha tenuto compagnia in questi giorni con tutti i suoi racconti. Alla prossima, ciao, baci!